riforme costituzionali, questa minoranza o quantomeno i dissidenti hanno perso la loro battaglia, è passata all'immunità e il Senato non sarà elettivo. Sì, la cosa più grave è che il Senato non sarà elettivo, credo che questa sia veramente una linea che non mi pare in alcun modo condivisibile, perché è già in corso una tendenza che tende ad espropriare l'elettore del diritto di voto, prima col Porcellum, adesso la chiusura delle province, l'elettore non voterà per la città metropolitana e non voterà per i consiglieri regionali, i sindaci che verranno in Senato. Senta, che cosa si può fare? Perché poi sembra che i numeri voi non li abbiate per pungolare il governo e cambiare rotta. Ma guardi, anche ieri peraltro per quanto riguarda l'immunità lei ha visto che sia il governo che i relatori si sono rimessi all'aula. Tuttavia credo vada riconosciuto che hanno cercato di indirizzare il voto dell'aula. E del resto lì è la storia di un duplice fallimento. Un'immunità che è stata gestita come una sorta di amnistia e come una garanzia di impunità per interi decenni, e oggi viene gestita spesse volte come una concessione alle correnti, diciamo così, populistiche e giustizialiste. Che cosa possiamo fare? Io credo che a questo punto bisognerà organizzarci per avere almeno un terzo dei voti, in modo da che il referendum venga celebrato non come gentile concessione, ma come una conquista di chi questa riforma, o meglio controriforma, non condivide. Di certo vi è un indebolimento della democrazia. Sì, io parlo di involuzione democratica. A vostro avviso il Presidente del Senato Grasso ha giocato un ruolo di arbitro terzo, qual è il vostro giudizio? Ma guardi, in realtà qua sono i fatti che parlano, cioè ogni volta che noi abbiamo fatto un richiamo al regolamento sistematicamente ci è stato detto no, e quindi abbiamo dedotto che il regolamento non valeva più, quindi possiamo dire tranquillamente che non è stato un arbitro terzo, perché ogni qualvolta chiedeva la parola un membro della maggioranza gli veniva dato, ogni qualvolta la chiedevamo noi non ci veniva mai data, quindi quello che abbiamo sempre reclamato è che il Presidente del Senato fosse terzo, cioè che fosse il Presidente del Senato e non il Presidente di questa o quest'altra forza politica.